Nel 1998, dopo sei anni di conflitto nucleare, la Terra si trova a dover fare i conti con uno scenario post-apocalittico arido e devastato, come inequivocabilmente testimoniano questo caseggiato abbandonato e questo muro. Lì dei soldati disertori continuano a camminare per un quarto d'ora per farci vedere tutte le location. Visto che saranno costate molto, mostriamole il più possibile, no? Giustamente. Fino a quando, per sfuggire ad un'imminente pioggia, probabilmente acida, si addentrano con circospezione in quella che sembra una fabbrica abbandonata. E siccome ci trovano del cibo e un cesso con una doccia funzionante, pensano bene di stabilirvi ci si. Sì. Quando invece trovano una testa mozzata di uno, diciamo che sono un po' meno contenti. Ma comunque non desistono dal loro intento iniziale. Di piantargli la tenda e non si perde tempo per mostrare un po' di tette o un po' di sesso sotto la doccia, ovviamente, mentre il nerd del gruppo si deve accontentare del computer e così scopre che in quel luogo sono avvenute cose losche, probabilmente esperimenti genetici. Poi, siccome non ci riesce proprio a farsi i cazzi suoi, si addentra troppo e viene assalito da una creatura che vorrebbe tanto 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 ricordarci Alien, ma proprio non ci riesce. Dai, oh. c'è pure una scoppiazzatura della famosa scena in cui l'embrione di Alien esce dal ventre del malcapitato di turno, mentre fanno tutti allegramente colazione, in questo caso con della frutta di plastica. Solo che qui è più una mutazione mortale che finisce con qualche urla e un po' di sangue nero. Non ci avevano abbastanza soldi. Oh coraggio. Comunque, fatto sta che verranno attaccati uno dopo l'altro da questo mostro. Solo che, porca di quella Eva, non c'è mai una volta che gli sparino. Oh, cazzo, sono tutti armati e nessuno che spara. Stanno sempre lì a farsela sotto ogni volta. E c'è anche un misterioso topo gigante che si aggira per i laboratori. Evidentemente, sarà l'animaletto di compagnia del mostro. Al topo però gli sparano, ma ce n'erano due e colpo di scenona, attenzione! Ma quando iniziano finalmente a sparare si dimostra del tutto inutile perché l'alien dei poveri sembra essere immune ai laser. Andiamo bene, proprio bene! E può addirittura infettare le persone che non muoiono subito per trasformarle in mostri assetati di sangue dalla salda infallibile presa, dalla quale tuttavia ci si può liberare rompendogli in testa un flacconcino di pillole. Whee! Ebbene sì. E arriviamo al combattimento finale fra il capo dei soldati e l'imbarazzante mostrone. Che per prima cosa lo sbatacchia qua e là in un magazzino. Davvero. Gli fa buttare giù tutti e dico tutti gli archivi. Ma il giovane soldato, di contro, si vendica preparandogli un siringone con degli strumenti e roba varia trovata per caso. Ma non va a segno. Perché lui è un fesso e il mostrone testa di glande invece è un crasto. Anche se la fotografia di sto film non gli rende giustizia perché è come la dolce Uchessina. Ovvero fa cagare. Il soldato ci riprova e stavolta ce la fa, iniettando nel mostro un liquido che nemmeno lui sa cosa cacchio sia, e l'abominio, anziché spappolargli la testa, sta lì a farselo fare. Peccato che per qualche strana ragione il mostro era incinto. E quindi il soldato ferito che si trascina via a fatica dovrà prima vedersela anche con l'orripilante frugoletto del mostro. Che è esattamente uguale a tutti gli altri bambini mostro visti in 200 film. Quante volte l'hanno riciclato sto bambolotto? Vabbè, comunque. Con un bambino in un magazzino, che vuoi fare se non giocare a nascondino? E così 5 minuti di nascondino al buio fino all'agguato finale dove lo sgorbietto verrà strangolato col suo cordone ombelicale. Tizio senza nome si allontana. Credendosi ormai in salvo, ma a colpo di scena finale il neonato si risveglia. Fine. E niente, tutto qua perché questa fettecchia non ha nemmeno la durata di un film normale, dura soltanto un'ora. Un saluto e un grazie ad Alberto Beretta che mi ha regalato questo DVD per conto di Padre Pio, e se anche voi sentite il bisogno di regalarmi un DVD o qualche schifezza da mangiare in seguito all'apparizione di qualche mistico personaggio, non dovete far altro che andare in descrizione dove troverete la mia lista desideri Amazon. Ciao e alla prossima!